Visto che il tempo stringe, presento già Massimiliano Gaetano, che viene da Milano e con cui ho iniziato il mio percorso circa 6 anni fa, un cammino spirituale esoterico, ecco, di conoscenze. Praticamente noi trattiamo questi temi con un approccio olistico. Cosa significa? Noi dopo parleremo di alimentazione naturale, crudismo, veganismo, praticamente principalmente il fruttarismo. Perché questo? Perché l'essere umano, non vi è stato detto, i medici continuano a dire il contrario, l'essere umano è un animale frugivoro. Praticamente noi dovremmo mangiare soltanto frugivoro. Mele, banane, frutta, avocado e i frutti ortaggi. Poi entreremo dopo nel dettaglio. Questo perché? Perché avendo un approccio olistico, cioè globale delle cose, il signoraggio, così come altre tematiche, sono soltanto un aspetto di un qualcosa di più grande che riguarda tutti. Quindi in realtà il controllo non è soltanto sulla moneta o sulla politica o sulle case farmaceutiche. Tutta la nostra società, come il film Matrix, è strutturata in un modo praticamente che ci fa vedere le cose soltanto da un punto di vista che è, come si dice, monodimensionale. Noi in realtà siamo esseri multidimensionali e abbiamo, volendo, potremmo accedere a dei livelli di percezione superiori che però ci vengono negati attraverso tutta una serie di sistemi che sono appunto la politica, l'educazione, la scuola, l'economia, il lavoro, la salute, quindi le case farmaceutiche, i medici. Oggi il medico si è sostituito a quello che una volta era il prete, e che più ci sono poi, vabbè, tutta una serie di sistemi che ora usano le società segrete, le massonerie varie, i servizi segreti, dicono deviati, non esiste il servizio segreto non deviato. Non esistono banchieri buoni, banchieri cattivi. E se infatti andiamo a vedere, sembra che il mondo sia dominato da una serie di banchieri, sono alcune famiglie che operano su questo pianeta da alcuni secoli, chi dice da millenni, non entriamo nei dettagli, possiamo risalire all'indietro a famiglie a linee genealogiche ancora precedenti. Queste famiglie detengono, partiamo dai Rothschild del 1700-1600, che cambiano il nome da Mountbatten in Rothschild, Scudo Rosso. Ovviamente Scudo Rosso, Rosa Croce, Scudo Rosso, Rosa Crociato, Democrazia Cristiana, sapete, simbologia, ok. Queste famiglie detengono il sistema finanziario mondiale di tutte le case, le multinazionali, che sono circa 400, se noi abbiamo detto 400 sono di meno. Se noi andiamo a vedere chi sono gli azionisti, li troviamo sempre, andando a fare una divisione, li troviamo sempre in tutti gli stessi istituti di credito, banche, finanziarie, eccetera, assicurazioni, altre multinazionali, tra di loro si va a fare una sommatoria, cioè una divisione di tutti quelli che sono in realtà gli azionisti, li troviamo sempre le stesse banche, che poi appartengono sempre alle stesse famiglie. Tra cui abbiamo anche la famiglia Rockefeller, famiglie Bush, eccetera. Queste famiglie detengono il potere sul sistema economico, sul sistema del petrolio, delle risorse petrolifere, sulle risorse energetiche, le case farmaceutiche, la scuola, tutti i libri di medicina, di scuola e delle università appartengono alla Fondazione Rockefeller, che finanzia tutte le università americane e non. Quindi il collegamento tra l'aspetto economico e quello della salute è, diciamo, indissolubile, perché a tutte le case farmaceutiche fa piacere che il cittadino sia malato e che non sappia quali sono i modi per ritornare a uno stato di salute, perché poi ci viene detto quali sono le malattie e ci danno 5.000 nomi diversi di malattie. In realtà la malattia non esiste, è soltanto una, che è la tossemia, cioè l'intossicazione generale del corpo. Lì dove la malattia va, lì dove l'intossicazione va a depositarsi all'interno del corpo, cambia il nome della malattia. Ora non entriamo nei dettagli. Magari aggiungiamo solo che è acidosi. E... sì, vabbè, questo lo diciamo solo. Praticamente... le malattie, se vuoi dire che fresco parli, sembra che si vengono per le rocce. Esattamente. I rocce sono solo per le rocce, vabbè.
Comunque ci sono oltre 15 gruppo Bilderberg, ci sono altri gruppi come il Consiglio per le Relazioni Estere, l'Istituto Reale Inglese, e la Tavola Rotonda e tanti altri gruppi. Praticamente il gruppo Bilderberg si riunisce dal 1954, ogni anno tutti i potenti della terra, politici, finanziari eccetera, si riuniscono in segreto. Anche i giornalisti. Anche i giornalisti, ovviamente i proprietari dei mass media, come la BBC, la CNN, la Gruber, che anche lei è un membro Bilderberg, è stata invitata. Quindi tutti questi proprietari dei mass media, nel momento in cui vengono invitati a un incontro a porte chiuse con i correnti della terra, sta nel loro interesse non parlare, non possono parlare di quello che viene detto all'interno. Per questo non sentirete mai parlarne sui giornali, sulle televisioni. O ultimamente se ne parla un po' di più, grazie a giornalisti, persone come Carlo. Finora erano tabù, roba da complottisti, roba da visionari, da fanatici. Ora che ne ho parlato a Ballarò l'altra sera, noi ne parliamo da anni, l'altra sera ne parlo a Ballarò, non è più una cosa da complottisti, da fanatici, è qualcosa che esiste. Quindi vediamo come finché la TV non parla di qualcosa, quel qualcosa non esiste, quindi la nostra percezione è alterata praticamente dai media che sono di massa e controllati. Abbiamo soltanto la rete, che è un mezzo di comunicazione libero, interattivo. Tutti gli altri mezzi sono a ricezione unidirezionale. Quindi il nostro compito è fare soprattutto informazione e portare alla luce tutte queste cosiddette verità.